casualità di questa forte apertura dell'avvenire sulle azioni che stiamo raccogliendo concrete, sia in favore delle comunità che in favore dell'ambiente, fa capire che stiamo parlando nell'ambito del manifesto di Assisi di principi, di ragionamenti, ma anche di azioni concrete. Diciamo. E poche cose come l'economia circolare, a mio avviso, sono una metafora un po' del messaggio che il manifesto di Assisi ha voluto dare, di alcuni dei messaggi che il manifesto di Assisi ha voluto dare. Innanzitutto, se vogliamo, da soli non si può, che è echeggiato più volte, a cominciare dal quel nessuno si salva da solo del Papa in una piazza San Pietro deserta sotto la pioggia. No? E nell'economia circolare è evidente che l'alleanza che bisogna costruire fra istituzioni, imprese, saperi, cittadini è determinante. Senza questa alleanza non si possono risolvere i problemi. Parleremo molto, diciamo, di come le nostre imprese hanno interpretato il tema dell'economia circolare già nel passato e come possono ancor più interpretarlo oggi, ma vorrei dire solo una battuta sul tema dei cittadini. Alcuni segmenti dell'economia circolare, penso in particolar modo alle raccolte differenziate, sono semplicemente impensabili se non c'è un buon rapporto fra cittadini e istituzioni. Io ricordo che con Carlo Montalbetti, quando facevamo un osservatorio sulla virtù civica, adoperavamo il livello di raccolta differenziata come un indicatore di civismo. Vale ancora oggi. Quando funziona una raccolta differenziata vuol dire che hai buone istituzioni e cittadini che si fidano delle istituzioni. L'altro elemento che l'economia, il tema dell'economia circolare richiama del manifesto di Assisi è quello che dicevi anche tu Paola all'inizio, cioè il fatto che fa queste politiche sono una necessità per contrastare la crisi climatica, per avviare la transizione verde, ma sono anche una straordinaria opportunità per costruire un'economia più a misura d'uomo e per questo più in grado di affrontare il futuro e per questo più competitiva. La scelta dell'Europa di destinare in questa direzione ingenti risorse economiche, tecnologiche e anche, se volete, intellettuali, è una scelta che è legata a fronteggiare un pericolo, no? Ma anche legata, infatti si è rafforzata con il Covid, anche all'idea che così si costruisce una missione per l'Europa e un'economia che è più in grado di guardare al futuro. Questo giustifica quel 37% minimo di risorse che nel recovery vanno destinate alla transizione verde, a combattere la crisi climatica, ma attraverso tutte le scelte dell'Europa. Adesso abbiamo con noi Patrizia Toia, ma noi ci concentriamo sul recovery perché dal recovery vengono risorse importantissime per l'Italia, ma anche nel bilancio ordinario dell'Unione Europea, un bilancio che, lo ricordo, negli stessi anni del recovery, cioè dal 2021 al 2026, è di 1.080 miliardi, oltre il 30% sono destinate a politiche ambientali, a politiche che incrociano l'ambiente con l'economia, con le scelte anche tecnologiche. Se arriviamo poi all'economia circolare, c'è un altro elemento, lo ricordava anche Padre Enzo all'inizio, che poi meglio di me Duccio Bianchi illustrerà dopo, ed è che l'economia circolare dimostra come l'Italia abbia delle carte da giocare in questa materia. Noi siamo di gran lunga la superpotenza europea dell'economia circolare. Ogni volta che la si dice, trovi sempre degli occhi stupiti e qualche volta increduli dall'altro lato, no? Ma noi recuperiamo più del doppio, il 79%, più del doppio delle materie prime della media europea, molto più della Germania. Questo, ma Ciducci ce lo dirà, ci sono anche dei bellissimi grafici. Peraltro voglio avvertire che quello che noi diciamo ha dietro un rapporto che è scaricabile, credo nel corso, forse già sul sito, comunque sarà sul sito di Simbola. Ci sono dei grafici che fanno capire con chiarezza che questo risultato è costruito non solo sulla nostra storia, un paese povero di materie prime che ha dovuto usare l'intelligenza per affrontare la creatività, per affrontare questa povertà e ha costruito quindi filiere più efficienti, dai rottami di Brescia agli stracci di Prato, alle cartiere della Lucchesia, ma ha innovato nel corso di questi anni. Noi abbiamo continuato a aumentare il recupero delle materie prime anche in questi anni, rispetto agli altri paesi, rispetto alla media europea e siamo in condizione quindi di usare questo che è stato, se volete, un vincolo
imposto da condizioni esterne, una necessità, come una chiave per avviare quell'azzeramento delle emissioni di CO2 al 2050 che il manifesto di Assisi aveva messo nelle regole di ingaggio, per così dire, dei firmatari, prima ancora che l'Europa lo facesse proprio come obiettivo, diciamo, e adesso lo stanno facendo anche altre parti del mondo. E siamo quindi in grado anche di affrontare le nuove frontiere. Sicuramente Katia Bastioli parlerà della bioeconomia, delle bioplastiche, che richiedono anche una politica industriale, diciamo, non solo una politica di brevetti e di esempi. Qui c'è Innocenzo Cipolletta, il tema di quanto il sistema imprenditoriale, quando la finanza può aiutare questa sfida sul futuro, oppure altri terreni delicatissimi, come sono quelli delle terre rare, che sono strategici per, non solo per l'elettronica e l'informatica, ma anche delle fonti rinnovabili. Infine, richiama questo tema la necessità di un rapporto molto più forte fra politica e istituzioni. Alcune cose sono state fatte bene dall'Italia, altre sono state fatte per i cromosomi, per l'antropologia produttiva che ha spinto nella giusta direzione. La politica dei consorzi, ad esempio, abbiamo qui il presidente del CONAI, è stata una politica positiva per l'Italia, ha ottenuto dei buoni risultati sul fronte delle raccolte differenziate urbane. Molti comuni hanno fatto cose egregie. Ricordo che l'Italia ha anche delle eccellenze di raccolte differenziate. Milano è, assieme a Vienna, la città sopra il milione di abitanti europea che ha la raccolta differenziata più estesa, e abbiamo punti di straordinaria efficienza. In provincia di Treviso ci sono 100 comuni che sono sopra l'80% di raccolta differenziata. E abbiamo punti di grande arretratezza, come accade spesso, diciamo, nel nostro paese. Ma c'è un ritardo che spesso la democrazia, la burocrazia, propone come un vincolo in tanti campi. Per esempio, e questo è un tema che rilanciamo anche al ministro, noi siamo indietro nei decreti end of waste, cioè i decreti che permettono di riutilizzare le materie prime nei cicli produttivi. La Maria Cristina lo sa bene perché è un tema importante in tante filiere, e siamo indietro in leggi che noi stessi abbiamo approvato. Per esempio, ce n'è una importante che si chiama Green Procurement, che attraversa vari sistemi legislativi, che è una legge che dice che bisogna dare una corsia preferenziale alle materie prime che vengono da recupero. No? Negli appalti pubblici, per esempio. Questa legge è stata fatta, ma anche per ignoranza e incapacità non viene applicata. Allora, lì bisogna di nuovo partire dalle azioni concrete, dalle buone pratiche. L'Enel, ad esempio, ha applicato un suo codice interno per favorire, appunto, il criterio dell'economia circolare negli appalti che l'Enel fa. Copiamo gli esempi buoni che vengono dalle istituzioni locali, imitiamo quanto ha fatto l'Enel, perché da quello può venire un mercato per le materie prime e seconde di grandissima importanza. Insomma, l'economia circolare ci parla di un'Italia che è stata in campo anche quando queste frontiere non si conoscevano, che può essere ancora più protagonista in futuro. C'è una frase del Manifesto di Assisi, Enzo lo sa, che a me piace particolarmente, perché dice: non c'è nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c'è in Italia. L'economia circolare ci parla di questo. Lo ha detto in fondo anche il presidente Draghi nel suo discorso di insediamento, perché a volte noi ci dimentichiamo che abbiamo dei talenti che dobbiamo mettere in campo in qualche misura, e questo è un po' il segno che attraversa anche questo nostro appuntamento. Noi abbiamo usato, con Carlo Montalbetti, nell'introduzione al rapporto che sarà presto disponibile sul sito di Simbora, come è possibile dal sito di Simbora e credo anche dal sito di San Francesco, raccontare le azioni concrete che si stanno facendo, cittadini, comunità, imprese, associazioni. Abbiamo adoperato una frase di Edison. Edison era uno che di sfide se ne intendeva, no? E ha detto una volta una frase che secondo me si adatta molto bene all'Italia, perché disse: se fossimo ciò che siamo capaci di fare, rimarremmo letteralmente sbalorditi. Allora io dico: guardiamo l'Italia negli occhi, coinvolgiamo le migliori energie. Il caso dell'economia circolare è un caso in cui l'Italia fa l'Italia.